Vederla, eh? Certo, ma gli ho già detto, salutiamo Teresa di Caserta, di Aorta, mi raccomando. E adesso andiamo immediatamente, tutto il calcio minuto per minuto, 50 anni di voci storiche. Ascolta, eccolo là, chi è questo? Enrico Ameri, la voce storica di tutto il calcio minuto per minuto che si collegava per i 90 minuti da tutti i campi d'Italia. Benissimo, siamo con Bonsi, naturalmente siamo pronti con Francesca. E adesso Francesca mi farà due interviste, visto che questo servizio l'abbiamo già mandato in onda, però noi lo facciamo in maniera nostra. Va bene, riprendo la linea dallo studio centrale per aggiornarvi dai campi. Benissimo, chi c'era? Interventi per 30 secondi. Sono emozionata e chiedere a lei come è cambiato il modo di raccontare il calcio, penso che sia una domanda d'obbligo da questo punto di vista. Beh, purtroppo è cambiato nei vocaboli, è cambiato nel modo di raccontare, per conto mio è cambiato in peggio. Perché tutto sommato, perché il calcio è lo sport più popolare che esista in Italia? Perché è il più semplice, ed essendo semplice va raccontato con le parole più semplici. Se noi cominciamo a parlare di tattiche, di 4-4-2, di Eurogol, di baricentro, di cose che praticamente un bambino non conosce, non sa, beh, che cosa facciamo? Facciamo, a mio parere, una disinformazione. Ritorniamo alle cose semplici, probabilmente verranno apprezzate di più. Allora, il scoop plus grande, Lorenzo Buffon, Lorenzo guarda Buffon. Tele Friuli. Sì, sempre. Eccolo. Guarda, io favel il Fulan, perché sono nasciuta a Surans, Mayan, no? Però vi ho di sempre le tue trasmissioni e fai il tifo sempre per te. Sei brava. E per l'Udinese cosa diciamo? Dopo il Milan, sempre l'Udinese. Ecco, ho sempre fatto però, un tifo per l'Udinese. Io non ho avuto l'onore di giocare nell'Udinese, anche se sono nato a pochi chilometri da Udine, però nel mio cuore la squadra dell'Udinese è sempre stata. Parlare di Lorenzo Buffon, dicono le righe su Ballon, che è il libro che abbiamo qua in mano, significa rievocare la vita di un atleta di primissimo piano, ricca di avvenimenti, densa di fascino e contrassegnata da esaltanti momenti sportivi. Stasera qua ci sono tantissimi personaggi, l'hai compreso, che hanno fatto la storia del calcio. È giusto essere nostalgici quando guardiamo al passato del calcio? Io direi non nostalgici, io quello che ho fatto sono contento di averlo fatto, sono arrivato alla mia età, diciamo giovane ancora. Però adesso ho trovato il mio amico Dino, che è stato un grandissimo portiere friulano, anche lui, e quando ci si trova, diciamo così, tra Vedendo Ballon, è un libro che sono tutti i giocatori che hanno giocato nei professionisti, in Serie A, in Serie B, in Serie C, e non è un libro, diciamo così, è un almanacco, è una cosa spettacolosa che tutte le regioni ci invidiano. Però ci fa anche pensare una cosa, che il Friuli non sforna più quei talenti di una volta, perché? Sono passati i tempi, no? Guardi, adesso sono cambiati i tempi di tutto, ma non sforno, pensi che in Italia era la patria dei portieri, adesso sono tutti brasiliani i portieri. Ecco, è vero. Volevo dirlo io. Io l'ho detto a Dino Azov, di fare una scuola calcio in Italia di portieri italiani, ma da ragazzi, e lui mi ha detto cerchiamo di farla. Eccolo qua, ecco il bacio di Francesca, il grande portierone Buffon, Lorenzo Buffon, prima il Milan e dopo lì, ecco i due gioielli Cesare, Yotkumo, eccolo lì, quello che ti saluta, saluta Kumo, salutelo, niente, non lo vedo, niente, ha detto conosco Cesare, quello che ciaccola, Cesare, lui, eccolo lì il gioiello Cesare, io vado sul gioiello immediatamente, faccio una zoomata per vedere se ha... veramente quando che ti tira una scarpata, sì, ti arriva in maniera pazzesca. Erano da campo fangoso queste scarpe. Era un gioiello. Allora dai, di velocemente quello del portierone, via. Ah, volevo dire, concordavo con quanto detto da Buffon, perché adesso la gran parte dei giocatori, non soltanto i portieri, vengono dall'estero, i giocatori di Serie A, l'Inter aveva 7 undicesimi provenienti dall'estero e quindi di conseguenza questo toglie spazio ai giocatori italiani. Galeone. Ecco Galeone, grande allenatore, benissimo, prima in precedenza anche terzino dell'Udinese. Sì, toglie spazio, e toglie spazio ai giocatori italiani naturalmente, bisognerebbe tornare al massimo a 2 stranieri per squadra. Beh, è naturale. La legge Bosman ha stravolto un po' ed era naturale, perché prima o dopo doveva succedere, ha stravolto un po' gli equilibri del nostro ecco vivaio. Qua le spalle più potenti che abbiamo in Friuli, e voglio dirti un'altra cosa, ma il motivo è anche questo, non Gesesgay, ecco Bruno Pizzul, non ci sono soldi per le piccole società,
Cesare, questo è importante, non ci sono skate e perciò tu non puoi tirarli su questi piccolini e bisogna dargli una mano a questo genere, capito o no? Eccolo lì, qua c'è questa bella, come si può dire, congresso, sì. Qua abbiamo il saluto del, come si chiama, il sindaco di Cormons, sì, patata. E poi abbiamo il castigo di Dio, Cesare, chi è? Chi è il castigo di Dio? Gigi Riva. No, abbiamo proprio a Cormons il prete grandissimo, Don... Ah, Don Sergio Ambrosi. Ecco il castigo di Dio, Cesare, ascolta. L'intervista mi ha definito lui il castigo di Dio, non... Anche che ne ha combinate anche di peggio. Ecco lì. Bene, comunque salutiamo il grandissimo Don. Don Sergio Ambrosi. Grande calciatore. Calciatore dell'Audax. Canoniere di canonieri, castigo di Dio. Eccoli, salutiamo il grandissimo Bruno Pizzul. La potenza, gli ho detto un giorno, mi serve uno speaker. Ma costo caro, mi ha detto, tinti cedere. Va bene, me lo pegno.